Abbiamo incontrato Gesù qualche settimana fa che a Cesarea di Filippo, a nord, chiedeva ai suoi chi sono io. E quello era stato un po' il vertice, se volete, del percorso che Gesù sta facendo fare ai suoi discepoli. E anche geograficamente, potremmo dire una geografia dell'anima, Marco situa il momento più importante a nord di Israele, sulle montagne. Da lì in avanti Gesù inizia per alcuni capitoli una lenta discesa che da Banias, l'attuale Banias, scende fino a Gerico, Gerico che è anche fisicamente, geograficamente, è il punto più basso della terra. In questo cammino, potremmo dire, di annientamento, di dono di sé, di condivisione con la condizione umana più faticosa, più abbruttita, che Gesù accetta di fare per poterci salvare. E a Gerico poi, come accennavamo le volte scorse, ci sarà il momento di svolta, chi è il vero discepolo. Gesù ormai ha un po' abbandonato l'idea di convertire le folle, si è reso conto dopo la tragica esperienza della moltiplicazione dei pani e dei pesci che poco spesso le folle cercano il maestro, cercano il Signore, cercano piuttosto il santone, il guru, il guaritore. E così ha concentrato la sua predicazione verso i suoi discepoli, verso quel gruppettino che lo sta seguendo. Ma ahimè, anche il gruppettino si rivela non all'altezza della situazione. Marco, devo dire con grandissimo coraggio, essendo il primo evangelista ad aver scritto, pone una serie di incomprensioni e una serie di incontri che Gesù fa in questo cammino di annichilimento, come scriverebbe San Paolo. E così abbiamo incontrato il giovane ricco, che aveva veramente tutti i numeri per poter essere un grande discepolo, perché seguiva i comandamenti, perché aveva una visione della salvezza corretta, ricordate quello che dicevamo. Eppure, al momento di mettere in gioco il proprio cuore, non ha saputo fare nulla, non è riuscito, se n'è andato, non ha osato. E oggi abbiamo un altro fallimento, se possibile più forte del precedente, perché ad essere coinvolti questa volta sono proprio loro, sono quel gruppo di amici, quegli apostoli, quei discepoli che hanno seguito Gesù dalla prima ora e che dovrebbero avere capito qualcosa. Invece non è così. Probabilmente l'euforia di Cesare di Filippi, questo scoprire in maniera definitiva e palese ed evidente che Gesù è il Messia, ha fatto loro montare un po' la testa. È come se non avessero ascoltato invece quegli annunci così tenebrosi, così densi di drammaticità che Gesù per 3 volte, quella di oggi è la terza volta, dice loro. E che cioè lui è talmente convinto della sua missione da essere disposto ad andare fino in fondo. Laddove andare fino in fondo è morire. Laddove andare fino in fondo è anche salire sulla croce. Ed è in questo momento paradossale, bisogna dire, in cui Gesù annuncia ancora una volta, per la terza e ultima volta, quello che prevede essere il suo destino e la reazione degli apostoli che Marco pone la sua riflessione caustica, quasi intollerabile, talmente intollerabile che gli altri evangelisti cercheranno di attenuarla. Luca la salta a pie pari per metterla poi più o meno durante l'ultima cena e Matteo invece fa fare la brutta figura non a Giacomo e Giovanni, ma alla loro madre, al cuore di mamma che. Allora avete sentito cosa è successo, avete letto cosa è successo, che Giacomo e Giovanni chiedono di salire uno a destra e uno a sinistra. E gli esegeti ci fanno notare che probabilmente c'è una reminiscenza di quella che fu lo strappo, di quello che fu lo strappo del regno di Israele fra nord e sud, 10 tribù da una parte e 2 dall'altra. Sì, perché in effetti gli altri 10 reagiscono, ma non dicendo mamma mia, che brutta cosa che fate, ma mannaggia, non ci abbiamo pensato prima, anche noi, rivelando, se possibile, ancora di più la drammaticità della situazione e l'incomprensione sbalorditiva che si viene a creare fra Gesù e i suoi discepoli.
A dire il vero, però, quando Marco scrive il suo Vangelo, Giacomo ha già dato la sua vita per Cristo e Giovanni passerà il resto della sua vita a dire che Dio è amore. Ma è indubbio che alla destra e alla sinistra, quando Gesù è innalzato in trono, ci sono due ladroni e non loro due. Ecco allora che questo Vangelo così difficile ci invita a riflettere su quella che è la logica del mondo, che è la logica del potere, dei privilegi, che a volte contamina anche il nostro modo di essere chiesa. Il mondo, lo sappiamo, è fatto così. Chi sgomita arriva più in alto, chi è più arrogante più riesce, chi è più spregiudicato riesce a ottenere maggiori risultati. Fra voi non sia così, dice Gesù. Fra voi non sia così. E guardate, non penso subito come verrebbe in questo nostro tempo un po' populista al Vaticano, alle congregazioni, al tal cardinale. Io penso proprio a me. Penso a quante volte ho visto in parrocchie microscopiche litigare per chi va a fare il lettore, chi no, o che canto fare durante la messa. Ho visto incomprensioni incomprensibili che hanno diviso catechisti o che hanno fatto sì che qualche giovane se ne sia andato sbattendo la porta perché il gruppo non valorizzava abbastanza i suoi carismi. Insomma, io credo che la logica mondana, travestita da agnello, travestita da pecora, si insinui anche nelle nostre più sante parrocchie, nelle più sante associazioni e movimenti. Una logica che, ahimè, ci distrugge da dentro, che ci rade al suolo. Fra noi non è così, è normale, istintivo che sia così, ma non deve essere così, dice il Signore. Chiediamoci allora, in maniera molto concreta, stiamo per avvicinarci all'esordio del Giubileo della Misericordia, ma già sin d'ora possiamo metterci in questa sintonia. Chiediamoci se a volte non è questa la logica a prevalere, cioè la logica di chi a imitazione della logica del mondo, chiede o pensa di avere del potere, chiede dei privilegi, chiede delle attenzioni che poco hanno a che fare con la logica della croce, che è e resta una logica di servizio, non nel senso delle serve, ma nel senso del riconoscere nel fratello ovunque il volto di Cristo. Il servizio è un servizio alla verità, è un servizio al regno, un servizio al Vangelo, che vuol dire anche in certi momenti concreti servire i fratelli, certo, ma soprattutto stando lontani da questa perniciosa e come dire, pericolosissima logica che a volte rischia di contaminare anche la più splendente delle comunità. È piuttosto impegnativo iniziare così questo anno pastorale, pure pieno di verità. E mi commuove questo Gesù che davanti a una così radicale incomprensione, ormai alla fine della sua missione, Gesù si rende conto davvero di essere solo, ancora una volta si mette da parte e cerca di insegnare, cerca di far crescere i suoi, cerca di non lasciarli sprofondare nel loro egoismo, nella loro solitudine, ma di presentare un orizzonte alto e altro, mettendosi da parte. Il messaggio del Vangelo di oggi allora è estremamente chiaro. Non siamo discepoli, anche se siamo apostoli, se non viviamo con verità la logica del servizio, se non stiamo attenti e vigiliamo su noi stessi affinché la logica del mondo, la logica mondana, non contamini il nostro stare insieme. È cosa che io vedo piuttosto impegnativa in questo tempi, ormai sta per iniziare il sinodo sulla famiglia e non vi nascondo un po' di imbarazzo nel vedere schieramenti pro, contro, articoli, difese a spada tratta. Certo, la logica, e Papa Francesco stesso la vuole, del confronto ci sta e ci deve essere, però in questo di più che è, come dire, lo spirito che conduce la Chiesa e non le nostre opinioni, né tantomeno i movimenti di opinione. Non lo so, cioè chiediamo davvero al Signore tanto tanto spirito perché possiamo essere fedeli al Vangelo, fedeli all'uomo, perché possiamo trovare soluzioni che siano rispettose di quello che Gesù ha voluto intendere al grande sogno di Dio senza abbassare il profilo, senza accontentarci
come dire, di quello che noi non riusciamo a ottenere e quindi anche qui che la logica mondana non contamini il nostro essere Chiesa. E così, questa settimana abbiamo di che riflettere su come esercitiamo il servizio, su come esercitiamo il potere, anche piccolo, che ognuno di noi ha. Splendida domenica.